Acquista titoli digitali a prezzi scontati su Instant Gaming utilizzando il link in descrizione. E buona visione! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Molti di voi ovviamente già mi conosceranno, mi chiamo Francesco Pardini. Chi non mi conoscesse è proprio il destinatario magari di questo video qua, sono un giocatore competitivo di Pokémon, ho avuto la fortuna e il privilegio di vincere un paio di campionati nazionali 2011-2015, di fare altrettanti mondiali, anzi tre ne ho fatti, 11, 15, 18, non mi voglio fermare qua, il mondo dei Pokémon è bello, è in grande evoluzione, in grande espansione, e questo video qua voglio che sia una guida per tutti coloro che in tutto questo tempo hanno chiesto come fare a cominciare a giocare a Pokémon, come fare a trovare il torneo più vicino ad ognuno di noi. Vi voglio spiegare brevemente, è davvero facile, però mi rendo conto che se nessuno ve l'ha mai spiegato, se non lo sapete, nessuno appunto nasce imparato. Prima cosa, dobbiamo andare su Pokémon.it, sito appunto ufficiale Pokémon, www.pokemon.com/it, ok? Io banalmente, brutalmente, prima l'ho chiamato Pokémon.it, giusto per farvi capire che è la versione italiana. E il sito, ovviamente, come potete vedere, è questo qua, va bene? Dovete trovare tutte varie cose inerenti al mondo dei Pokémon, e parla proprio di qualsiasi cosa, quindi dalle carte a nuovi Pokémon presenti nei raid, vota il Pokémon più amato in occasione del Pokémon Day, c'è tutto, c'è veramente tutto inerente al mondo dei Pokémon, quindi se anche banalmente siete appassionati spupazzatevelo, ma al di là di tutto ciò a noi interessa la parte sulla sinistra. Come potete vedere qui c'è un accedi ed un iscriviti. Se state guardando questo video probabilmente non vi siete mai iscritti. Per prima cosa, infatti, per poter andare a un torneo, beh, voi avete bisogno soltanto della vostra Nintendo Switch e della copia di Spada o di Scudo. Non avete bisogno di altro, vi verrà fornito quello che viene chiamato ID giocatore, una sorta di codice fiscale del circuito competitivo Pokémon direttamente sul posto. Ma facendo l'iscrizione online, proprio qua dove c'è scritto iscriviti, sarete in grado di farvelo generare online, vi farò vedere poi come, e poter andare al torneo con questo codice da dover dare poi all'organizzatore, all'arbitro dell'evento, in maniera che possa poi assegnarvi eventualmente, se sarete stati bravi, valorosi e fortunati, dei punti che poi vi permettono man mano accumulati di andare ai mondiali. Ovviamente, come in ogni sito che richiede l'iscrizione, ovviamente non comporta niente dal punto di vista dello spam, newsletter, eccetera, eccetera. Un sito super sicuro è quello di una grande multinazionale come Nintendo e di un suo brand come Pokémon. Dormite fra quattro guanciali, ci chiede la data di nascita, andiamo a inserire la data di nascita, il paese di origine, noi facciamo finta di essere un pochino più giovani, purtroppo non lo siamo, sono un classe 90. 6 febbraio 97, paese di origine Italia. Ma sì, andiamo avanti. Nome utente, qui inserite come vi volete chiamare, poi si verifica la disponibilità se magari il nickname è già stato preso o meno, inserite la password, la reinserite, mettete una mail, rimettete un'altra mail, la solita mail, la conferma, e poi vi chiede se volete ricevere comunicazioni di marketing. Questo vabbè, sta al vostro buon cuore. Dopodiché vi chiede se volete rendere pubblico il vostro profilo e club allenatori, cioè se altre persone che vanno a spulciare il club allenatori possono vedere i vostri achievement o meno, niente di così incredibile. E poi il nome a schermo, nel mio esempio Alexis VGC, io ho messo comunque nome a schermo Francesco Pardini, tant'è che se si va a consultare le classifiche ufficiali io risulto appunto come Francesco Pardini e non come Alexis VGC, ma potete anche mettere di comparire con un nick perché proprio si vuole salvaguardare la privacy. Voi inserite tutte queste cose, chiaramente dovete verificare la disponibilità anche dell'eventuale nome a schermo,
accettate come da tradizione nel 2000 mondo ormai i termini. Dopodiché non sono un robot, quindi se siete C17 o C18 non potete iscrivervi evidentemente a questo sito e premete avanti. Ora, io non lo faccio perché ho già un account, vi faccio vedere cosa si vede dopo, vi faccio vedere quindi la schermata del mio account, seguitemi. Una volta che siete dentro vi compare esattamente così, il vostro profilo è qui, la cosina che a noi interessa. ID giocatore, il mio tanto è un dato pubblico, non è un dato sensibile, a differenza degli altri dati personali che sono paese, data di nascita, utente, mail, che non voglio mettere perché metti che qualche birichino vuole divertirsi a hackerarmi l'account, magari glielo evitiamo di fare questa cosa. Sono appunto l'ID giocatore, il codice di cui vi dicevo prima, 110 50 54. Voi avrete un numero più alto perché chiaramente è un ID che ho fatto 100.000 anni fa, quando ancora si giocava con il Game Boy e i cavetti. Poi cose importanti, potete modificare il vostro profilo, collegarlo all'account Nintendo, io ve lo consiglio, impostazioni Pokémon Global Link, Pokémon Global Link andrà a morire, però insomma c'è la possibilità anche di farlo, impostazioni del gioco di carte collezionabili, quindi se siete appassionati del gioco di carte collezionabili potete fare, Pokémon Go, eccetera, eccetera. A noi di tutta questa trafila cosa interessa? Il mio Play Pokémon. Questo è proprio la dashboard, il pannello di controllo alla quale dobbiamo arrivare per poi capire lo storico dei nostri punti, il torneo più vicino, l'event locator, che è la parte, il cuore pulsante di questo video, ve lo voglio andare a far vedere appunto fra poco. Qui voi potete tranquillamente anche divertirvi ad andare a vedere lo storico dei vari punteggi nel corso delle precedenti stagioni, ma per l'appunto se siete dei giocatori nuovi non ce l'avrete. Cosa ci interessa? Ricerca classifiche, per esempio, se vogliamo andare a vedere chi sta dominando le classifiche europee ed anche degli altri paesi, lo possiamo fare. Vi ricordo che è diviso in emisferi, così potremmo dire, abbiamo la classifica europea, la classifica globale, la classifica nordamericana. E noi, ad esempio, andiamo a mettere Championship Points. I Play Points non servono praticamente a niente, sono i cosiddetti PP. Vi viene dato un Play Points tutte le volte che partecipate a un evento ufficiale. I Championship Points invece sono quelli che guadagnate con il vostro achievement, con i vostri risultati. Ad esempio, a noi cosa può interessarci? Gioco di carte o VG, ad esempio, andiamo a vedere la classifica, basterà cliccarci sopra, andiamo a mettere 2020, perché io prima l'avevo cambiata, siamo per esempio adesso a 239 Championship Points, ma se a noi ci interessa la classifica globale, vi vedete voi dove siete, ok, vi mette a mezzo, vi fa vedere due sopra, due sotto, vi dice che siete nel miglior X%, noi siamo il miglior 9% dei giocatori d'Europa. Speriamo comunque di migliorarla questa percentuale. Fatto sta che vediamo che il primo giocatore al momento è Eric Rios, Simon Voidiat, il nostro Yuri Boschetto, Escolin, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene? E qui voi potete tenere d'occhio la classifica, è molto importante perché i primi 16 hanno il viaggio pagato al termine della stagione per i mondiali e accedono direttamente al day 2 dei mondiali. Ma la cosa che a noi più interessa è quella della ricerca degli eventi vicini. Andiamo a vedere. Torniamo banalmente con il tasto indietro su cerca un evento e è qui che abbiamo la magia. Voi mettete come cap quello che volete, quindi mettiamo ad esempio 5700, che è quello di Firenze. Distanza massima, dici, voglio cercare un torneo al massimo a 50 km, inizia la ricerca da oggi. Prossimo mese, sì, ci basta il prossimo mese, no, metti i prossimi 3 mesi, voglio programmare la mia stagione. Tipo di evento, attenzione, togliere leghe, togliere tornei, lasciare eventi premier. Questi sono gli eventi che danno CP. Sono molto rari i tornei che non danno CP, però alle volte ci sono, facendo così voi chiaramente li scremate. Videogiochi o gioco di carte? Nel nostro caso facciamo videogiochi.
Come li vogliamo ordinati? Per distanza o per data? Ma stiamo programmando, ordiniamoli per data. Risultati per pagina, ma qui mettete anche pure 50. Dopodiché basterà fare la ricerca e vediamo che ad esempio a 50 km da me il prossimo torneo indetto e sanzionato ufficiale che dà punti è una Premier Challenge alla Lega Pokémon di Valdarno che ha a 24 e 100, 100 metri chilometri 27 febbraio 2020. Questo è il prossimo appuntamento che potrei ad esempio farmi, ma posso andare a allargare o meno, avete visto, i filtri per riuscire a cercare il torneo che più si confà. Se voi cliccate qua, vi si apre tutte le informazioni, è una cosa molto importante, vi dice il nome dell'organizzatore, vi dice anche, vi dà dov'è sulla mappa, se c'è un sito web, molto spesso e volentieri le leghe come sito web hanno una pagina Facebook, eccetera, eccetera, vedete dove si gioca, quindi noi si gioca per esempio al Nerdozio, molto simpatico, unione fra nerd e negozio, che fantasia, e poi se voi andate ad aprire qua, per esempio, riuscite ad poi contattare direttamente il TO se avete domande particolari, è molto spesso una cosa da fare, anche perché gli organizzatori richiedono una pre-iscrizione. Niente di che, non dovete spendere soldi prima, i tornei, le Premier magari costano 5, 3, 7 euro, li pagate sul posto tranquillamente, ma la prescrizione serve e fatela sempre, così non rischiate di andare là e che i posti siano esauriti, ma più che altro perché serve anche al TO, all'arbitro, per organizzare e sapere se deve prendere sedie in più, sedie in meno, più tavoli, una stanza più grande, se vede che magari ha 50 prescritti e se ne aspettava 10. Ultima cosa che vi voglio dire, perché si può essere anche giocatori, ma si può essere anche arbitri, che qui c'è la sezione professore, dove ci sono tutti i informazioni generali, principi base e possibilità di partecipare al programma dei professori, perché se magari qualcuno vuole diventare organizzatore, vuole far giocare gli altri, creare una community, lo può fare partendo appunto da questo punto qua. Ragazzi, il video è tutto qua, voglio che sia assolutamente sintetico e super di larga condivisione, spero che vi sia stato utile. Adesso non avete più scuse, sapete come fare a farvi un ID, sapete come cercare il prossimo evento vicino a voi, sapete come contattare la Lega più vicino a voi, banalmente abbiamo detto cercando l'evento di questa Lega, cercando la pagina Facebook, il contatto e contattandoli poi privatamente, siamo tutti personcine cordiali, e poi imboscandovi al vostro torneo con in braccio la vostra Switch, sarete assolutamente contenti ed entusiasti, perché andare in un torneo vi diverte di più che giocare in Battlefield, ve lo garantisco, e vi aiuta a migliorare 100 volte più velocemente. È proprio come entrare nella stanza dello spirito e del tempo, ecco. Io vi saluto, vi ringrazio, mi raccomando, lasciate mi piace, e se anche sapevate queste cose, lasciatelo lo stesso, iscrivete, condividetevi, perché magari può essere utile alzare le prestazioni di questo video per far sì che sempre più persone comincino a giocare al nostro amato brand Pokémon competitivo. Ciao ragazzi!